Adesso ecco questa cornice di pubblico che c'è oggi, come diceva giustamente sia il senatore Zangara, sia come diceva il vicepresidente, si sta riempendo la tribuna e stanno accorrendo i tifosi che rispondono molto bene all'invito della società. Una giornata pro bagheria quella di oggi, la prima di una serie che saranno stabilite nel corso di questa stagione. Per quanto riguarda il passato di queste due squadre, sono incontrati in campionato soltanto una volta, nella stagione 73-74 e precisamente 20 anni fa. È stato un doppio successo da parte del Messina, ha vinto 1-0 qui a Bagheria, 5-0 invece al Celeste di Messina. Speriamo che non sia un brutto auspicio per oggi, anche se comunque è passato molto tempo, le squadre adesso sono diverse, non è un Messina quello che ha militato negli anni scorsi in Serie C e anche in Serie B, ma è un Messina diverso, è un Bagheria soprattutto che può giocare ad armi pari, a prescindere dal fatto che abbia già sul groppone due sconfitte consecutive nel campionato prima di questa gara. Comunque la cornice di pubblico è veramente incredibile, i tifosi fedelissimi del Bagheria daranno vita come al solito a una sarabanda di incitamento per i giocatori del Bagheria che come al solito ecco, incideranno verso la vittoria. Le squadre stanno per entrare in campo, ma io vorrei adesso arrivare a un uomo importante che ha fatto la storia del Messina, il massaggiatore Currò. Eccoci con il massaggiatore Currò, buonasera, che significa essere qui a Bagheria? Cosa ricorda lei del passato? 73-74, quella stagione. Non ero abituato io su questi campi qui, ma purtroppo la passione porta pure a queste cose qui. Il Messina risalirà? Io penso di... è un po' dura, ma può darsi ce la farà. E viene il massaggiatore Currò, un emblema della società giallorossa. Totò, hai preso? No, ma state tranquillo, oggi sono più tranquillo che mai. È una partita difficile in ogni caso, il Messina è una squadra, una delle grandi del campionato. Ma una delle grandi è il Bagheria. Se andiamo a guardare perché il Bagheria ha 13 punti, dovrebbe essere un grande Bagheria nel campionato. Ci sarà spettacolo oggi al Comunale? Che ci si aspetta? Spero che i ragazzi giocano per come sanno giocare, solo questo mi auguro. Grazie al Totò Aiello, in bocca al lupo per la partita. Intanto ecco i fumogeni che stanno già per essere accesi, sono stati accesi, e anche ecco tutta la carta che viene lanciata dai tifosi in una coreografia veramente incredibile. È un qualcosa che a Bagheria è una costante. In bocca al lupo alle due squadre che stanno per entrare in campo, ma la parola anche al vicepresidente. Allora, una cornice di pubblico incredibile per una giornata spettacolare, speriamo che sia. Ma noi speriamo tutti che possiamo ultimare questa vittoria col Messina, ci teniamo tutti da cuore, ma purtroppo il pallone si gioca in campo, bocca al lupo. In cuor tuo cosa senti in questo momento? Sento un grande calore del pubblico bagherese e lui solo ci può aiutare a noi. Grazie al vicepresidente, la linea va adesso a Tarantino per la telecronaca. I sportivi dunque si affrontano quest'oggi al Comunale Bagheria e Messina. Grande coreografia sugli spalti del Comunale. Vi leggo subito le formazioni che già sono schierate al centro del campo. Per il Bagheria D'Alessandro, Esposito e Di Bartolo, D'Aleo, Piratella e Liga, D'Asta, Tarantino, Gianguzzo, De Feo e Aiello. In panchina Di Maggio, Scaruto, Basile, Parisi e Tesserin, allenatore ovviamente Totò Aiello. Per il Messina invece in campo Onorati, Anastasi e Macri, Cantone, Ferrara e Sciuto, Mazzara, Manzetto, Prima, Marino e Longo. In panchina Bruschetto, Dioguardi, Giordano, Orlandi e Moschella, allenatore Busetta. Il signor Verducci da Fermo è l'arbitro dell'incontro e verrà coadiuvato da Camerata e Poggiolini di Arezzo. Grande tifo sugli spalti del Comunale. Sono presenti anche una cinquantina di tifosi messinesi. Si vede poco nulla in questo momento per effetto dei fumogeni lanciati dai tifosi bagheresi. Grande schieramento di forze al Comunale.
Sentirete adesso il tifo del pubblico nerazzurro. Tutto è pronto, dunque comincia in questo istante l'incontro. Manovra il primo pallone Tarantino, lo porge all'indietro per Piratella. Da questi a Esposito. D'Asta mette il pallone giù. Il lancio per D'Aleo risulta impreciso, recupera subito il Bagheria con Liga. Gianguzzo fermato, può partire il Messina, ma c'è Esposito pronto all'intervento. Il lancio in direzione di Gianguzzo. Proiezione offensiva di D'Asta, il lancio di D'Asta è impreciso, pallone in fallo laterale. Bagheria schierato con una punta, Gianguzzo. Ricordo che Cannavò è squalificato. Gioca leggermente più avanti quest'oggi Giovanni Aiello, quindi Totò Aiello ha preferito coprirsi un po' di più a centrocampo. Non c'è Di Giorgio dunque rispetto a domenica scorsa. Battuto il fallo laterale, cerca di arrivare sul pallone Marino, pallone direttamente a fondo campo. Di Bartolo, il lancio in direzione di Gianguzzo, il colpo di tacco di Gianguzzo a smarcare Tarantino, buona l'azione Tarantino, poi sbaglia però Tarantino ha segnato il suo primo gol domenica scorsa nella sfortunata trasferta di Paola. Ricordo che il Bagheria ha perso domenica scorsa per 3-1 contro la Paolana. D'Asta, Aiello, pallone ancora in fallo laterale. Siamo giunti al secondo minuto di gioco, sempre 0-0 fra Bagheria e Messino. Un calcio di punizione adesso comandato dal signor Verucci in favore del Messina. Attenzione, cerca di controllare Vanzetto, esce bene D'Alessandro, branca la palla in presa. Ricordo che nel Messina quest'oggi in campo un ex nerazzurro, Mazzara. Lo scorso anno vinse il campionato di promozione eccellenza con i colori nerazzurri. D'Aleo, cerca di controllare la sfera Aiello, tocca poi D'Aleo, pallone ancora in fallo laterale. Bagheria giustamente prudente in queste prime battute di gioco. Una Bagheria più prudente mi sembra rispetto alle precedenti domeniche, ma un atteggiamento tattico giusto considerata la forza dell'avversario. Attenzione Vanzetto, il cross al centro, Esposito di testa, Mazzara sul pallone, poi Tarantino allontana, cerca di arrivare sulla sfera, Asciuto vi riesce, elude l'intervento di Gianguzzo. Lancio in avanti, pallone direttamente fra le braccia di D'Alessandro. Piratella, Di Bartolo, De Feo, ancora Di Bartolo, fermato in maniera irregolare Di Bartolo, il calcio di punizione in favore del Bagheria, già battuto il calcio di punizione, Di Bartolo sul pallone, buona la discesa di Di Bartolo,
il cross, attenzione, pallone allontanato, ma lo stesso Di Bartolo si lancia sulla sfera, lo controlla, riesce a porgerlo a Tarantino, poi c'è il calcio di punizione in favore della Bagheria, posizione molto pericolosa, da quella posizione può provare Tarantino, non ha trovato il gol sul calcio da fermo ancora quest'anno Tarantino. Ricordo che lo scorso anno Tarantino nel Trapani realizzò molti gol su calcio di punizione. Sul pallone però si sono portati De Feo e D'Aleo. Vedremo chi si incaricherà della battuta, sarà De Feo con ogni probabilità. Infatti il tiro di De Feo, pallone a fondo campo. Onorati, portiere di provata esperienza, Onorati, pallone in avanti, si impegna alla ricerca della sfera, Vanzetto viene fermato, rimessa laterale in favore dei nerazzurri. Gianguzzo, ancora calcio di punizione in favore del Bagheria. Tarantino sulla sfera, il lancio lunghissimo, attenzione, cerca di raggiungere la sfera Gianguzzo, si getta a terra ma è simulazione, l'arbitro comanda il calcio di punizione in favore del Messina. Cantone, ex Ciriale, conosciuto, ancora Cantone, il libero sciuto, capitano del Messina, manovra sulla propria tre quarti di campo, pallone all'indietro, ancora per sciuto, non trovano sbocchi giocatori giallorossi, un lancio lungo, preda di D'Aleo, arriva sul pallone però Macri, Esposito va a chiudere perfettamente su Longo, D'Aleo fermato d'asta, rimessa laterale in favore del Bagheria. D'Aleo, Aiello, arriva prima di De Feo, Sciuto si lotta a centrocampo, ancora Sciuto, Marino, Cantone, calcio di punizione in favore del Messina adesso. Macri e Cantone sulla sfera. Provarà Macri, il tiro di Macri, pallone sulla barriera, ancora un tiro D'Alessandro, si salva con i piedi, coperto D'Alessandro, distinto, è riuscito a salvarsi, pallone in calcio d'angolo, prima azione pericolosa da parte del Messina con un gran tiro da lontano di Mazzara, pallone mandato in calcio d'angolo da D'Alessandro, battuto il corner, ancora un colpo di testa D'Alessandro, Liga, pallone per Aiello, il lancio ancora lungo, Mazzara, il lancio di Mazzara, prima cerca un varco, ancora in possesso di palla il giocatore messinese, perde poi il controllo della sfera e può partire la Bagheria in contropiede con Picatelli, attenzione, arriva Sciuto che mette il pallone in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bagheria, Di Bartolo, De Feo, ancora Di Bartolo, Piratella, pallone girato male,
Marino può controllare su Marino, si porta De Feo e poi continua l'azione, mette il pallone in palo laterale, Pirandello. Ci avviciniamo al decimo minuto di gioco del primo tempo, siamo sempre sullo 0-0. Di Bartolo, finisce giù Di Bartolo, si continua a giocare, Macri, posizione regolare di prima. Pirandello batte il calcio di punizione, serve Tarantino, il Bagheria manovra sulla propria tre quarti di campo, il lancio lungo di Tarantino a cercare Gianguzzo, si impegna alla rincorsa della sfera, Gianguzzo viene spinto alle spalle, calcio di punizione in favore del Bagheria. Va a battere De Feo, si accentra adesso anche Di Bartolo, battuto il calcio di punizione basso, pallone fra i piedi di Di Bartolo, il controcross ancora asciutto, allontana lungo, attenzione De Feo, zona tiro, il lancio era diventato un lancio per Gianguzzo, il tiro sbagliato di De Feo, non arriva sulla sfera però Gianguzzo. Battuto il fallo laterale, da Leo Aiello, non arriva sulla sfera, viene allontanato il pallone dalla difesa messinese, Tarantino riesce a colpire di testa ma spinge alle spalle prima, il calcio di punizione in favore della squadra messinese. Cantone, un calcio di punizione, ha commesso fallo a centrocampo Tarantino che viene ammonito dall'arbitro e spiega a Tarantino che si tratta del secondo fallo, ma non ha ancora estratto il cartellino giallo, lo fa in questo istante il signor Verucci, ammonito dunque Tarantino. Calcio di punizione battuto alla linea del centrocampo, Pirandello di testa, svetta e poi c'è un calcio di punizione dal limite in favore del Messina, posizione molto pericolosa. Posizione pericolosissima sul pallone, Marino prima, anzi Macri, si è allontanato adesso Cantone, andrà al tiro probabilmente Marino, il tiro di Marino, pallone sulla barriera, l'ultimo tocco mi è sembrato di un giocatore nerazzurro, così infatti è tutta la rimessa laterale, Macri, Cantone, Aiello libera, De Feo può scattare il contropiede della Bagheria con Gianguzzo, attenzione Gianguzzo, possibilità per lui sulla fascia, riesce a trovare Aiello, cambia gioco Aiello, De Feo non arriva sulla sfera, pallone allontanato, rimessa laterale in favore del Bagheria. Una partita abbastanza divertente sino a questo momento, anche se non ci sono state grandi azioni da gol. Vabbè, azione da gol ce ne sono state due. Il primo quando D'Alessandro ha respinto distinto di piede un tiro di Ferrara. E poi qua l'occasione che abbiamo avuto noi con De Feo. Una partita, diciamo, fino a questo minuto molto equilibrata. Il Bagheria sta giocando un poco in surplus, vuole studiare meglio l'avversario. Non si sta preoccupando tanto del valore degli avversari.
Comunque Bagheria ha una punta, ha cercato di coprire il centrocampo in questa circostanza Totoiello, secondo me ha fatto bene. Sì, però abbiamo una sola punta, però dobbiamo dire che il ceto è Giovanni Aiello, anche se gioca a centro, può benissimo sfruttare la fascia come è solito fare lui. Seguiamo intanto questa azione con Aiello, il lancio per Gianguzzo, attenzione, Gianguzzo si coordina, Gianguzzo, rigore, rigore, è rigore, rigore per il Bagheria, rigore. Atterrato Gianguzzo, calcio di rigore in favore del Bagheria. Il Bagheria ha la possibilità di passare in vantaggio, ma attenzione, il Bagheria nell'ultima partita interna contro la Rossanese sbagliò un calcio di rigore, per la precisione fu Tarantino a farsi parare il calcio di rigore. Ultimamente la Unione del Bagheria ha sbagliato 4 rigori su 4 e quindi c'è da tremare. Sul pallone De Feo, è giusto che sia così. De Feo ha realizzato un calcio di rigore nella partita contro il Castrovilla in trasferta. De Feo contro Onorati, calcio di rigore. Il Bagheria può passare in vantaggio. Il tiro di De Feo è gol! Gol! Bagheria in vantaggio con De Feo. Bagheria gol e De Feo va adesso a festeggiare assieme al preparatore dei portieri Morello, assieme ai compagni. Bagheria in vantaggio, 1-0 per il Bagheria. Bagheria dunque in vantaggio con De Feo. Quarto d'ora di gioco, 16° per la precisione, 1-0 in favore del Bagheria. Aveva intuito la direzione del portiere Onorati, ma ha tirato benissimo, di precisione, con forza, De Feo. Nulla da fare per il portiere avversario. Manovra adesso Mazzara. Vedremo quale sarà la reazione del Messina. Tarantino, comunque il Bagheria si esprime meglio quando può gestire il risultato. E vediamo ancora un contropiede del Bagheria con Gianguzzo, il colpo di testa a liberare Aiello, cerca di arrivare sulla sfera Aiello, arriva prima di lui Mazzara in recupero. Può ripartire il Messina, ma il Bagheria gioca meglio, ricordo, quando può gestire il risultato. Una squadra molto elastica, copre bene, poi velocissimi contropiede. Attenzione, Liga, il tiro, salva d'Alessandro che risponde così alle critiche piovutogli addosso negli ultimi tempi. Grande intervento di D'Alessandro sul tiro di Sciuto. Ancora Messina in avanti, non si fa attendere la reazione messinese, partita abbastanza bella. Di Bartolo, De Feo, Da Leo, Gianguzzo in posizione in fuorigioco. Netto il fuorigioco di Gianguzzo. Si continua a giocare fra un frastuono assordante. Manovra ancora il Messina. D'Asta. Non c'è nessun giocatore nella metà campo avversaria. Speciale, dicevo che il Bagheria si esprime meglio quando può gestire il risultato partendo via in contropiede. Infatti la tattica che sta adottando Aiello è quella di fare partire la squadra in contropiede. E c'è un centrocampo molto molto
coperto, e speriamo che continuino ad adottare questo sistema e non farsi prendere troppo dall'orgasmo di poter conservare il risultato ad ogni costo. D'Alessandro con quell'intervento ha risposto a tutte le critiche piovutogli in settimana. D'Alessandro con due interventi, quello all'ottavo e quello che ha fatto ora sul tiro di Sciuto, si sta dimostrando che è veramente in giornata. Gioco fermo, calcio di punizione in favore del Messina, già battuto. Pallone direttamente fra le braccia di D'Alessandro. Liga. Mazzara. Interviene Esposito. Adesso D'Asta. Fermato in qualche modo Gianguzzo. Macri. Tarantino, arpione alla sfera, serve D'Aleo, il lancio lunghissimo di D'Aleo e ancora il contropiede con Gianguzzo, dalla parte opposta si proietta Di Bartolo, attenzione, fermato però Gianguzzo, pallone in fallo laterale, pericolosissimo il Bagheria con questi contropiede. A disposizione tra l'altro il Bagheria, un uomo velocissimo, proprio quello è Gianguzzo che sta mettendo in grande difficoltà il proprio diretto avversario, ossia Ferrara. De Feo, sfiora solamente Di Bartolo, Tarantino si lancia sulla sfera, la raggiunge, ha di fronte a sé un avversario, guarda la disposizione dei compagni, tenta l'affondo, il cross perfetto, attenzione, pallone fra le braccia del portiere Onorati. Sciuto, riceve ancora il libero del Messina, adesso Cantone, pallone all'indietro per Sciuto, Messina che non riesce a trovare spazi liberi. Vanzetto, ancora un pallone al centro, Esposito ferma prima, poi Aiello allunga la traiettoria della sfera, salta in ritardo D'Asta, comunque il pallone viene solamente toccato da prima, ma la sfera aveva già oltrepassato la linea laterale. Riversa con le mani in favore del Bagheria. Gianguzzo cerca di superare l'avversario e c'è il calcio di punizione in favore del Bagheria. Di solito questi falli vanno puniti con l'ammonizione. Certo, era l'ultimo uomo, quindi Gianguzzo stava andando in porta, l'ha presa con le mani il difensore messinese, penso che un'ammonizione poteva pure starci. Vi ringrazio sempre, speciale Miosi, per la collaborazione in questa telecronaca. Calcio d'angolo adesso in favore del Bagheria, 1-1 il conto dei calci d'angolo. Della bandierina De Feo. Battuto il corner, attenzione D'Aleo, pallone che può essere allontanato da Cantone, recupera subito D'Asta, alza un pallone a centrocampo, Tarantino può liberare la difesa del Messina che adesso si proietta in avanti. Di Bartolo recupera subito il pallone, il Bagheria che blocca sul nascere l'iniziativa avversaria. Marino, Di Bartolo, adesso Liga, il lancio per De Feo, ottima questa azione, ancora De Feo, sbaglia poi De Feo, comunque applausi da parte del pubblico. Volevo domandare a speciale che De Feo, malgrado quest'ultimo errore, si sta muovendo ottimamente quest'oggi. De Feo assieme a Tarantino stanno reggendo il centrocampo in modo egregio, però volevo
puntualizzare una cosa, che la difesa del Messina sta giocando con molta leggerezza, cioè nel senso che si sente troppo sicura dei propri mezzi e spesso e volentieri viene, diciamo, sorpassata in contropiede. Sciuto. Il lancio prima gira bene di testa in direzione di Mazzara, l'ultimo tocco di Piratella, ancora Mazzara, messo giù Marino, il signor Verucci comanda il calcio di punizione in favore del Messina. Sul pallone Mazzara, l'ex nerazzurro Mazzara. Elemento di indubbio valore. Attenzione, Tarantino al limite dell'area, può controllare, mette in movimento Di Bartolo. Ottimo il controllo di Bartolo, che poi viene fermato, c'è l'ammonizione per Mazzara. Ammonito Mazzara. Ammonito Mazzara, adesso il signor Verrucci fa accomodare in panchina l'allenatore del Messina Busetta. Buona la gettata! Buone! Stanno comportando ottimamente gli esterni nerazzurri. Riescono a superare in velocità sistematicamente i controllori messinesi. Piratella sul pallone. Battuto il calcio di punizione in maniera errata, però Mazzara sfiora solamente Longo. Piratella, ancora un lancio in avanti Di Bartolo. Gianguzzo, pallone ancora per Di Bartolo, attenzione, allontana Cantone, mette in movimento Mazzara, fa pressing il Bagheria, Bagheria che ferma, ripeto, sul nascere le azioni avversarie. Aiello, De Leo, poi Liga, sfiora solamente Gianguzzo, pallone fra le braccia di Onorato. Liga è sicuramente un elemento indispensabile per il Bagheria. Sicuramente in crescita Liga. Quando non c'è si sente la sua assenza. Un libero che dà la necessaria tranquillità al reparto difensivo. Calcio di punizione in favore dei nerazzurri. Con calma Liga sistema la sfera. Battuto il calcio di punizione in direzione di Gianguzzo. Commette fallo Gianguzzo, il calcio di punizione in favore del Messina. Battuto il calcio di punizione, entra in scivolata d'asta, commette fallo. Liga, Gianguzzo, doma la sfera Gianguzzo,
Ecco il movimento Tarantino, ma ha alzato troppo la gamba, secondo l'arbitro Gianguzzo. Il signor Verucci ha comandato un calcio di punizione per gioco pericoloso. Sciuto. Prima. Mazzara. Su Mazzara si porta Di Bartolo. Raggiunge la sfera Sciuto che scivola, recupera Gianguzzo, Piratella. Il lancio di Piratella, troppo lungo. Interviene direttamente il portiere Onorati. Piratella. D'Aleo. D'Asta. Il lancio in avanti per De Feo. Fermato da Cantona, De Feo. Il lancio d'esterno per Mazzara, il tocco di Mazzara in direzione di prima, farà sponda prima, attenzione, si porta forse il pallone con un braccio in avanti. Marino, l'arbitro se ne avvede, c'è calcio di punizione, richiama ma solamente verbalmente l'arbitro il giocatore messinese. Aiello, sbaglia Aiello. Il lancio, attenzione, scivola e perde il tempo per un tiro, Manzetto, ancora sul pallone, Manzetto, rossa al centro, prima, Di Bartolo allontana, Gianguzzo, va a terra, Gianguzzo, calcio di punizione in favore della Bagheria. Diceva speciale, anche sino a questo momento l'arbitro non sta sbagliando nulla. L'arbitro fino a questo minuto ha diretto in moto ineccepibile, coadovato da due ottimi segnalini. La federazione questa volta ha mandato una terna arbitrale fuori dalla Sicilia. Infatti abbiamo l'arbitro che viene da Fermo e i segnalini vengono da Arezzo. Quindi anche la Lega ha dato molta importanza a questa partita. Seguiamo questo contropiede della Bagheria con D'Aleo, attenzione D'Aleo, il lancio per Tarantino, raggiunge la sfera Tarantino, cerca di accentrarsi, va giù Tarantino, non c'è calcio di punizione. Marino ha commesso fallo a Aiello. Va a battere il calcio di punizione Mazzara. È rimasto infortunato un giocatore del Messina. Gioco fermo. È rimasto infortunato Cantona. Adesso lentamente si avvicina al bordo del campo il giocatore rimasto infortunato. Mazzara. Sciuto. Longo. Pallone in avanti. Aiello. Tocca però Marino. Manzetto. Macri. Il lancio. Piratella può allontanare di testa. Si lancia sul pallone Tarantino. Serve Di Bartolo. Gianguzzo. E c'è posizione irregolare di Gianguzzo. C'era la posizione irregolare. È scattato un attimo prima Gianguzzo. Sciuto. Cerca di incuniarsi, Sciuto, D'Aleo lo ferma.
viene poi a sua volta fermato da un avversario. Prima farà sponda, passaggio di ritorno errato di Bartolo. Tarantino, pallone per Gianguzzo che stavolta non è in fuorigioco. Scivola Gianguzzo, applausi comunque da parte del pubblico. Mazzara, prima da Leo, ancora prima, il rimpallo favorisce Piratella, salta bene Aiello, lancio poi in avanti, pallone direttamente fra le braccia di D'Alessandro. Di Bartolo, Gianguzzo, Tarantino, pallone ancora per Gianguzzo, Aiello, il colpo di testa di Aiello, pallone che viene bloccato da Onorati. Ancora Gianguzzo va a far pressing, non arriva per un attimo sulla sfera. Sciuto Mazzara, Vanzetto, pallone dalla parte opposta dove opera Anastasi, messo giù la Liga Longo, calcio di punizione giusto in favore della squadra messinese. Adesso c'è una sostituzione, entra in campo nel Messina con il numero 15 Orlandi al posto di Cantona che era rimasto infortunato poc'anzi. Siamo giunti al 36esimo minuto di gioco del primo tempo, Bagheria 1 Messina 0. Può essere battuto il calcio di punizione. Macri, Tarantino allontana di testa. Mazzara, ancora Tarantino, un rimpallo favorisce Mazzara. Pallone ancora al centro, prima, la sponda di prima, Esposito. Arriva da Leo, per evitare rischi maggiori, scusate, manda il pallone in calcio d'angolo da Leo. Molto pericoloso la torre prima, l'altissimo centravanti messinese. Battuto il calcio d'angolo, attenzione, prima il tiro D'Alessandro, ancora miracolosamente grande D'Alessandro in questo incontro. Grande intervento ancora una volta di D'Alessandro. Ancora corner. Tutto il Bagheria nella propria area di rigore. Attenzione, D'Asta, rovesciata di D'Asta in avanti. Può respirare la difesa della Bagheria. Ancora un lancio. Tocco d'esterno, prima Piratella al limite, allontana. Tarantino, Anastasia adesso, Vanzetto, il tocco, riceve ancora Vanzetto, sciuto, Ferrara, il lancio in aria, Liga, pallone direttamente in tribuna. Il Bagheria però non deve correre il pericolo di farsi schiacciare nei limiti della propria area. A questo minuto il Messina sta schiacciando nella propria metà campo il Bagheria. Vediamo se il Bagheria riesce a uscire dalla sua metà campo.
perché sennò potrebbe succedere il fattaccio da un momento all'altro. Comunque un altro buon intervento di D'Alessandro, dimostrazione dell'ottima giornata. Questo è il terzo ottimo intervento che fa D'Alessandro, speriamo che continui a farle in altre azioni che potrebbero far capitolare la squadra. Aiello, Di Bartolo, va giù Gianguzzo, facendo che può rialzarsi l'arbitro Gianguzzo. Giusta la decisione, mi è sembrata. D'Alessandro, impresa sicura. Gianguzzo cerca di superare l'avversario, non vi riesce. Anastasi, Piratella lo ferma, poi viene messo giù da Anastasi, rimane giù Piratella. L'arbitro facendo Piratella che può rialzarsi. Cinque minuti al termine del primo tempo, Bagheria 1, Messina 0. Battuto il calcio di punizione, pallone direttamente fra le braccia di Onorati. Esposito. Stavolta il calcio di punizione in favore del Bagheria. Piratella, fermato Gianguzzo, ma il pallone rimane alla Bagheria. Rimessa laterale in favore dei nerazzurri. Di Bartolo, Piratella, pallone ancora per Onorati. Prima tocca, Liga allontana, sfiora De Feo, sciuto, si libera subito della sfera, il colpo di testa di D'Asta, Ferrara, e poi l'intervento di D'Aleo, irregolare, secondo l'arbitro, calcio di punizione. Marino, sciuto, scivola De Feo, Esposito di testa lontana nella zona di Marino, poi esce bene, palla al piede Liga, alimenta l'azione dei nerazzurri. Gianguzzo, Di Bartolo, fermato da Mazzara. Buona questa triangolazione, attenzione, prima Tarantino può lasciare scorrere il pallone a fondo campo. D'Alessandro è in Liga. Colpo di testa di Gianguzzo. Mazzara, Vess Orlandi, Piratella allontana senza pensarci su due volte. Prima, attenzione, il tiro tentato da Longo, pallone a fondo campo. Aiello, Tarantino, fallo in gioco pericoloso di Tarantino.
battuto il calcio di punizione. Prima D'Asta, Tarantino, il lancio per Gianguzzo, due avversari su Gianguzzo, cerca l'azione isolata Gianguzzo, poi D'Asta, il tiro di D'Asta, pallone a fondo campo. Prima non è uno che fa molto movimento, ma riesce a prendere quasi tutti i palloni di testa, vista anche l'altezza. È un longilino, è un uomo dell'area, cioè nel senso che sta fermo lì in attesa della zampata finale. Però sto vedendo che a turno sia Pidatella che Esposito fino a questo minuto stanno riuscendo ad annullarlo. Fuori gioco di De Feo. C'era. C'era il fuorigioco. Poco c'era. Si continua a giocare con Longo. 45esimo, 30 secondi alla fine del primo tempo. Salvo recupero. Vanzetto. Scivola Gianguzzo. Marino, Ferrara, Mazzara, e c'è il fuorigioco di prima. Dunque calcio di punizione in favore del Bagheria. Di Bartolo, Orlandi, pallone in fallo laterale, l'ultimo tocco di un giocatore messinese, è rimasto a terra Tarantino. L'arbitro facendo però ai giocatori nerazzurri battere, la rimessa con le mani, rimane a terra Tarantino. Adesso l'arbitro si sincera delle condizioni del giocatore nerazzurro. Adesso viene soccorso dal massaggiatore Leonardo Trieste e dal medico sociale Arena. Sembra essere in condizione di rialzarsi, Tarantino è così infatti. Può essere battuto adesso il fallo laterale. De Feo. Sulla tre quarti di campo, Ferrara. Il lancio sembra troppo lungo. È costretto ad intervenire D'Aleo. Quando però il pallone stesso era terminato a fondo campo. Si conclude adesso il primo tempo. Dunque, al termine dei primi 45 minuti di gioco, Bagheria 1, Messina 0, gol realizzato da De Feo su calcio di rigore. È tutto per questo primo tempo, risentirci fra qualche istante per la ripresa. Bagheria Messina, risultato parziale 1-0, la rete una del rigore messa a segno da De Feo al 15esimo. Una gara abbastanza giocata da parte del Bagheria che ha meritato finora il risultato, Ruggeri. Sì, sicuramente, anche perché il Messina ha forse mantenuto una certa supremazia territoriale, su questo non ci piove, ma comunque a quelle che possono essere le deficienze tecniche del Bagheria nei confronti di uno squadrone come il Messina, i nerazzurri di Totò Aiello hanno sopperito con tanto agonismo, tanta grinta, tanta determinazione e soprattutto con tanto cuore, quindi giusto secondo me l'1-0 in favore dei bagheresi. Miosi, una squadra presentata abbottonata da parte del tecnico Aiello che comunque sta dando ragione al tecnico bagherese. Sì, secondo me Aiello ha indovinato tutto oggi, ha schierato una sola punta Gianguzzo con De Feo e Aiello in appoggio,
il Messina è una squadra che fuori casa non ha giocato mai tanto bene, su 7 trasferte ha fatto 5 incontri di parità, quindi non è che una squadra che fuori casa gioca bene, questi sono giocatori che si esaltano molto probabilmente dentro casa, infatti il Messina deve la sua posizione in classifica ai risultati che ha conseguito tra le mura amiche. Oggi non stanno facendo vedere granché, comunque io ho paura di questo Messina perché ha dei buoni uomini in avanti e quindi in qualsiasi momento ci possono colpire. Speriamo che noi riusciamo a fare il secondo gol e quindi riusciamo a portare a casa questa preziosa vittoria in un momento delicato per il Bagheria. Rosario Pasciuto di RTP Messina, una squadra giallorossa che comunque non ha risposto alle aspettative come si attendevano gli sportivi bagheresi. Beh, io non so cosa si attendano domenica per domenica i tifosi delle varie squadre a cui il Messina va a rendere visita. So soltanto che il Messina in trasferta non riesce assolutamente a rendere. Una squadra al di là dei nomi, ma tutti sappiamo che i nomi non fanno una squadra. Una squadra che non riesce mai ad imporre la propria personalità, che non riesce mai ad imporre in trasferta il proprio gioco, se non in rari casi in questa stagione, come è successo per esempio nell'ultima trasferta. Il Messina sta giocando la sua tipica trasferta, gara in trasferta, subisce la pressione dell'avversario e soltanto quando la squadra avversaria riesce a metterla in grave difficoltà, in questo caso con il gol, riesce a svegliarsi. Ha creato una buona opportunità con prima, è stato molto bravo il portiere D'Alessandro, ma direi che questo clima infuocato che ha trovato a Bagheria sicuramente non si addice molto alla personalità del Messina. Elio Moretto, tra la telecronaca del primo tempo e del secondo, mi pare che tra i migliori si possono annoverare il portiere D'Alessandro, che ha compiuto ben 3 parate determinanti in questa gara, ma anche Pidatella e Gianguzzo, che da solo tiene in apprensione la difesa ospite. Sì, ma infatti lo dicevo appunto in cronaca, D'Alessandro senz'altro e forse si sta un po' riscattando da quelle che sono state le ultime prestazioni. Gianguzzo ha voglia di far bene, si trova solo in avanti, è costretto a giocare da solo, però sta letteralmente facendo impazzire la difesa, ne testimonianza anche il calcio di rigore che appunto è stato un fallo su di lui, però al di là di tutto è tutta la squadra che sta giocando bene e sta impressionando favorevolmente. Il Messina è soltanto in questo momento fatto di grandi nomi, però gente che non si sacrifica, in questi campionati quando non c'è il sacrificio difficilmente vengono i risultati. Pino Speciale, tu sei uno storico, conosci il Bagheria da tantissimi anni, l'ultimo e solo incontro giocato in campionato contro il Messina risale alla stagione 73-74, fu una doppia vittoria della squadra peloritana, 1-0 a Bagheria, 5-0 al Celeste, ma adesso sono cambiati i tempi. No, io invece voglio ricordare un altro episodio, non come squadra avversaria, ma voglio ricordare una partita giocata qui al Comunale fra il Canicattì e il Bagheria. Allora nella panchina del Canicattì c'era Angelo Busetta, fra i pali del Bagheria c'era Luigi Busetta, il fratello, e allora il Bagheria ha sconfitto il Canicattì per 2-0 e a fine gara i due fratelli, Luigi portiere, Angelo allenatore, si sono abbracciati con le lacrime agli occhi. Sì. No, volevo ricordare. Grazie questo... speciale. Duccio Di Salvo, ecco, cerchiamo di intersecare le interviste tra le varie emittenti. Allora, grazie. Allora, lo stretto torna nuovamente in diretta dallo studio per cortesia, grazie. Allora, Duccio di Teleradio Stretto, mi pare che questo Messina non stia rispondendo alle aspettative. Come dicevo poc'anzi in radiocronaca diretta, il Messina si è esposto in maniera poco consona a dei contropiedi molto pericolosi, tenendo presente tra l'altro che il Bagheria è meritatamente in vantaggio. Gli uomini di Totò Aiello, il mister locale, hanno preso sui piedi di attacco proprio il Messina, è riuscito proprio a sbloccare con quel calcio di rigore abbastanza netto direi il risultato, e poi sta attendendo nella propria metà campo il Messina, come dicevo, per partire in contropiede. Il Bagheria comunque merita questo successo. Per quello che ha fatto vedere nei primi 45 minuti senza dubbio, a mio giudizio comunque deve stare attento dietro e non chiudersi troppo, perché il Messina ha degli uomini di esperienza come quali Marcello Prima e Longo e le disattenzioni in difesa sono molto pericolose. Bene, grazie ai colleghi, chiudiamo così la nostra tribuna stampa, la linea nuovamente al collega Tarantino per il secondo tempo di Bagheria Messina. Buonasera amici sportivi, secondo tempo dell'incontro di calcio tra Bagheria e Messina. Vi ricordo il risultato al termine dei primi 45 minuti di gioco. Bagheria 1, Messina 0, gol realizzato su calcio di rigore da De Feo. Vi ricordo le formazioni.
sono in campo, nessuna sostituzione in questo secondo tempo, l'unica è stata effettuata nel corso del primo da Musetta, che ha mandato in campo con il numero 15 Orlando al posto di Cantone, infortunato. Dunque ricordo le formazioni: Bagheria, D'Alessandro, Esposito, Di Bartolo, D'Aleo, Piratella, Liga, D'Asta, Tarantino, Gianguzzo, De Feo e Aiello. In panchina Di Maggio, Scheruto, Basile, Parisi e Tesserin. Per il Messina invece onorati Anastasi e Macri, Cantone, ma ricordo che al suo posto è entrato in campo Orlando, dunque Orlando, Ferrara, Asciuto, Mazzara, Manzetto, Prima, Marino e Longo. Pallone a fondo campo. Sistema la sfera. Il giocatore del Bagheria Liga serve Esposito, il lancio lunghissimo in direzione di De Feo, tocca però D'Aleo, Ferrara va in pressing il Bagheria, adesso Macri, Vanzetto si impegna alla rincorsa dell'avversario, De Feo non riesce comunque a fermarlo, Vanzetto, Macri, pallone al centro, Piratella allontana, Ferrara, Anastasi, anzi Macri, Liga, calcio di punizione in favore della Bagheria. Va sottolineata la prestazione di Liga, un libero che riesce a dare tranquillità e consistenza alla difesa, e quando non c'è stato qualche errore di troppo si è visto anche in trasferta contro la Paolana. Sì, Liga è un ragazzo che ormai ha un'esperienza in questi campi, a livello di interregionale penso che sia uno dei migliori ragazzi che ci sia in questo ruolo. Oggi io vorrei sottolineare anche la prova di Tarantino, Di Bartolo e Gianguzzo, che sono bravissimi a trasformare i nostri disimpegni difensivi in azioni ficcanti in attacco. Gianguzzo si è reso pericoloso, sta stravolgendo un pochettino gli assetti della difesa ospite, che spesso è in difficoltà. Ringrazio ancora Miosi della visita del Sud. Messina che manovra. Di Bartolo, calcio di punizione in favore del Messina, già battuto. Mazzara, Piratella, pallone ancora allontanato, si lancia alla rincorsa della sfera Gianguzzo, tocco però di Anastasi, che ha mandato il pallone in fallo laterale. Di Bartolo, Macri, Esposito, Gianguzzo, ancora Macri, Sciuto, elaborata azione di avvicinamento all'area di rigore avversaria del Messina. Esposito chiude adesso mandando il pallone in fallo laterale. Prima, su di lui Liga, pallone in calcio d'angolo, secondo l'arbitro forse il primo errore da parte del Berlucci, fermo. C'era falso, è stato uno prima a mandare il pallone fuori e dunque un fallo di fondo campo. Comunque Macri dalla bandierina può battere il calcio d'angolo. Battuto il corner, calcio di punizione in favore del Bagheria.
può battere adesso Liga il calcio di punizione. Di Bartolo cerca di andare in avanti Longo. Attenzione, De Feo recupera la sfera. Ha di fronte a sé un avversario, il tocco perfetto in direzione di Gianguzzo. Fra due avversari Gianguzzo trova collaborazione in Aiello, attenzione, zona tiro per Aiello, il tiro, pallone a fondo campo. È rimasto a terra un giocatore del Messina. Tratti di nulla di grave. Ne ha approfittato anche Esposito per farsi curare dal massaggiatore Trieste. Il gioco adesso può riprendere. Interviene di testa Mazzara. Longo. Di Bartolo raggiunge la sfera. Ancora Mazzara. Di Bartolo recupera, ma c'è calcio di punizione in favore del Messina. Buona questa triangolazione. Sciuto. Si avvicina all'area di rigore Sciuto. Prima. Attenzione, Macri. Cross al centro, va a liberare Pirietella e poi c'è calcio di punizione in favore della Bagheria. Azione pericolosissima del Messina, azione molto pericolosa, molto pericoloso. È cercato un'ingenuità di Macri che tutto solo invece di tirare in porta ha preferito passare al compagno. Gioco che riprenderà comunque adesso con calcio di punizione in favore della Bagheria. Gianguzzo, attenzione, Tarantino, il tiro di Tarantino è fuori, fuori. Risponde subito il Bagheria con Tarantino. Ha visto Onorati fuori dai pali, ha provato il tiro Tarantino, fuori d'un soffio. Manovra ancora il Messina, Pirietella regge abbastanza bene la difesa nerazzurra. Il calcio di punizione ancora in favore del Messina. E adesso tutta la tribuna è colma di cartoncini nerazzurri, grande coreografia sugli spalti del comunale. Rimangono a guardare i tifosi messinesi. Attenzione, adesso De Feo, il tiro, pallone sul fondo. Grande tifo sugli spalti del comunale e potete anche vederlo attraverso i nostri teleschermi. Siamo sempre, ricordo, sull'1-0 in favore della Bagheria, gol realizzato nel primo tempo da De Feo sul calcio di rigore. Manovra ancora il Messina con Prima, ai limiti dell'area di rigore, ottimo il tocco di Prima, il cross al centro, attenzione, pericolo, D'Alessandro interviene con prontezza. Gianguzzo, attenzione, Anastasi, Gianguzzo cerca di recuperare ma commette fallo. L'incitamento dei sostenitori nerazzurri. Pirietella precede Prima, Tarantino, Aiello lancia ancora in avanti, Ferrari sbaglia, Ferrari con un po' di fortuna riesce poi a salvarsi.
D'Aleo non commette fallo. De Feo, attenzione, mette il pallone giù a terra. De Feo, serve d'asta, sbaglia d'asta, pallone fra le braccia di Onorati. In questa azione che abbiamo visto, che si è conclusa così, abbiamo visto che la difesa è veramente un poco confusionaria e non è degna della squadra del Messina. Sì, infatti il Messina appare fragile in difesa, e ancora sale l'incidente di possibile raggiungere. Di Bartolo, Piratella, il lancio di Piratella per d'asta, interviene il portiere Onorati. Grande tifo sugli spalti del comunale. 12° uomo in campo quest'oggi il pubblico. Vi stavo dicendo proprio questo, oggi il tifoso bagherese sono il 13° uomo in campo, lo è stato anche nelle altre partite, ma specialmente oggi lo sta dimostrando ancora di più. I ragazzi che sono in campo sicuramente si sentono più galvanizzati a difendere il risultato e a eventualmente a colpire ancora una volta il Messina sul contropiede. Messina ancora in possesso della palla. D'Aleo, Gianguzzo, allontana Sciuto, anzi Anastasi. Tarantino recupera pallone a centrocampo, gira bene in direzione di Tarantino e di Bartolo, scusate, non riesce a mantenere il pallone in campo di Bartolo. Adesso il pubblico che fa anche la ola. Aiello, Gianguzzo, attenzione, Gianguzzo cerca di superare l'avversario, non riesce, recupera per la sfera, il calcio di punizione in favore del Bagheria. De Feo sulla sfera, vicino a lui anche Tarantino, si allontana adesso Tarantino. Posizione ideale per un sinistro, comunque sembra voler provare De Feo. Deve ancora indietreggiare forse la barriera, no, per l'arbitro va bene così, il tiro di De Feo e pallone che sfiora la traversa. Onorati, ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco della ripresa, sempre 1-0 in favore del Bagheria. Attenzione a questa azione con Vanzetto, libera Macri, il tiro di Macri e pallone sul palo, incredibile, sull'incrocio dei pali, vicinissimo al gol il Messina, davvero vicinissimo al gol in questa circostanza il Messina. Dicevo poco fa proprio questo, che c'è da aver paura di questo Messina, perché è una squadra quadrata, quindi in qualsiasi momento ci potrà colpire, speriamo di no. È una squadra molto sorniona, però sono uomini che presi singolarmente sicuramente meritano questo ed altro rispetto a quello che si vede sui campi del torneo dei dilettanti, quindi c'è da avere paura e c'è da tenere sempre ben controllati prima e compagni, perché sono uomini di esperienza e in qualsiasi momento ci potranno punire. Sicuramente così, abbiamo visto poc'anzi il pallonetto di Macri, pericolosissimo, pallone sull'incrocio dei pali. Era rimasto a terra il giocatore del Bagheria, rimessa laterale in favore dei nerazzurri. Tarantino, Di Bartolo, Mazzara, prima D'Aleo, allontana Mazzara, gira bene Mazzara,
Sciuto. Pallone mandato in fallo laterale. Macri. Prima. Macri ancora. Libera il Bagheria, De Feo. Gianguzzo. Non riesce a superare l'avversario Gianguzzo. Sciuto. Ferrari. Tocco in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Bagheria. D'Aleo. Rimessa laterale invertita. Macri, prima. Rovescio in avanti prima. Piatella allontana di testa. Messo giù adesso un giocatore del Bagheria. Si tratta di Gianguzzo, calcio di punizione in favore dei neri azzurri. Diciassettesimo della ripresa. 1-0, scusate, in favore della Bagheria. Si continua a giocare, sempre Messina in avanti. Marino. Il cross al centro, attenzione, D'Alessandro anticipa prima. Attenzione, Gianguzzo riesce a intervenire a Onorati. Liga di testa, mette un piede di Bartolo e c'è ancora calcio di punizione per il Bagheria. Può allentare la morsa adesso il Bagheria. Può entrare in campo il massaggiatore nerazzurro Trieste. Adesso Totaiello manda a riscaldarsi tutta la panchina nerazzurra. In panchina gli juniores di maggio scaduto. Ora operare due sostituzioni. Totò Aiello. Di Bartolo. Gianguzzo. Pallone ancora fra le braccia di Onorati. Ferrara. Sciuto. Ancora Ferrara, su lui De Feo, ancora Sciuto. Prima, fermato da Piratella, ancora Ferrara. Fa un pone un muro sulla tre quarti di campo il Bagheria, che concede comunque troppo metri ai giocatori messinesi. Ma adesso può andare in avanti il Bagheria. Di Bartolo, Esposito, Tarantino, Piratella. Lancia lungo. Anastasi va a chiudere su Gianguzzo. Sciuto. È rimasto a terra un giocatore del Bagheria, dovrebbe trattarsi di D'Aleo, è lui infatti. Adesso i giocatori messinesi mandano il pallone fuori. Applausi del pubblico. Crampi per D'Aleo.
passano i minuti, siamo giunti al 20° della ripresa. 1-0 per il Bagheria, gol realizzato da De Feo su calcio di rigore. Adesso De Feo viene portato fuori dal campo. Speriamo che si tratti solamente di crampi, non di qualcosa di più grave. Ricordo che qualche minuto fa è rimasto infortunato, è rimasto fuori per 2 mesi. È pronto a entrare in campo Parisi. Hanno restituito il pallone ai giocatori messinesi, nerazzurri. Chiusura di D'Asta. Fallo laterale per i nerazzurri. Può rientrare in campo da Leo. Macri. Vanzetto, si può continuare a giocare. Il lancio di Vanzetto è impreciso, pallone in fallo laterale. C'è l'ammonizione per Macri. Ha protestato Macri, è stato ammonito. Da Leo. Battere la rimessa con le mani. Può essere battuta adesso. Ferrari. Esposito. Un rimpallo favorisce Macri. Vanzetto, ancora Macri. Vanzetto, lancio in avanti, prima il colpo di testa per Macri. Liga, allontana, arriva da Leo, definitivamente fuori il pallone. Recupera però Mazzara, tocca e regala il fallo laterale ai nerazzurri. Mazzara. Piratella, Tarantino, Gianguzzo, il calcio di punizione in favore del Messina. Sciuto. Manovra ancora il Messina. Ferrara. Mazzara. Il cross, attenzione, D'Alessandro prima, e c'è il calcio di rigore in favore del Messina. Calcio di rigore in favore del Messina. Ecco questo fallo da Leo. Ingenuità difensiva del Messina. E Bagheria, scusate. E il Messina ha l'opportunità per pareggiare. Entrato in ritardo da Leo, si è gettato a terra prima, calcio di rigore, è stato giusto, giusta la decisione dell'arbitro. Prima sul pallone, prima contro D'Alessandro. Il tiro di prima è fuori! Fuori! Sbaglia prima! Sbaglia prima il calcio di rigore! Sbaglia prima! Sbaglia prima e il risultato rimane sempre sull'1-0. Rimane sempre 1-0 il risultato.
ha sbagliato prima un calcio di rigore. Anche se prima ha sbagliato, D'Alessandro sicuramente l'avrebbe parato, perché era sulla linea, era sulla traiettoria. Risultato sempre di 1-0. E siamo giunti al 25esimo, 20 minuti alla fine. De Peo, D'Asta, Tarantino, il lancio per Di Bartolo, attenzione, Di Bartolo, può entrare in area Di Bartolo, il tiro, interviene Onorati. De Peo ruba palla all'avversario e c'è il calcio di punizione. Calcio di punizione per il Bagheria. E adesso l'arbitro invita Totò Aiello a accomodarsi fuori. Espulso l'allenatore del Bagheria Aiello. Calcio di punizione per il Bagheria. De Feo e Piratella sul pallone. Andrà al tiro Piratella. Il tiro di Piratella! Pallone fuori. Risultato sempre fermo sull'1-0 in favore del Bagheria. Il Messina ha colpito un palo e ha sbagliato un calcio di rigore nel corso della ripresa, ma anche il Bagheria ha avuto due opportunità per raddoppiare. Tarantino, D'Asta, De Feo, Aiello, lancio per Gianguzzo, fuori gioco Gianguzzo. Mazzara, Longo, chiude Liga, mette in movimento Tarantino, il lancio per De Feo, è partito in fuorigioco De Feo, doveva dare un attimo prima la sfera il compagno. Battuto il calcio di punizione. Sciuto. Attenzione, Longo era in posizione irregolare. Adesso Totò Aiello seguirà la partita dalla tribuna. E dovremmo fra poco vedere inquadrato Totò Aiello che segue la partita dalla tribuna vicino alla rete metallica. Mazzara, su di lui Gianguzzo. Calcio di punizione battuto. Sciuto. Mazzara. Questo al centro, Esposito. Aiello. D'Aleo. Non può arrivare sul pallone D'Aleo, preferisce desistere. Ferrara. Diceva ancora. Marino, prima. Macri. Ancora un cross al centro. Di Bartolo. Arriva sul pallone Mazzara.
lascia sfilare la sfera in fallo laterale Mazzara. Orlandi, Mazzara, allontana Iello, pallone ancora in fallo laterale. Trentunesimo minuto di gioco. Attenzione, Liga. De Feo. Il lancio per Gianguzzo. Posizione regolare, attenzione Gianguzzo, entra nella Gianguzzo, il tiro. Si può parare la conclusione, Gianguzzo a tu per tu con il portiere Onorati. Occasione sprecata. Tu per tu con il portiere. Non ha saputo realizzare Gianguzzo. De Feo. C'è calcio di punizione per il Bagheria. Gran bella partita comunque. Una bella partita veramente. Gianguzzo è stato un po' ingenuo in questa azione, poteva benissimo fare un pallonetto oppure avanzare qualche altro passo in avanti. Comunque siamo soddisfatti fino a questo minuto della prestazione di tutto il Bagheria. Macri. Il colpo di testa di Longo. Liga va a levare il pallone a Banzetto. Messo giù Gianguzzo, il calcio di punizione è netto. È pronta una sostituzione nelle file del Messina. Entra in campo il numero 14 Giordano. Al posto del numero 11 Longo. De Feo e D'Aleo sul pallone, batte il calcio di punizione De Feo. Marino, il lancio per Macri, lo ferma Esposito che poi manda il pallone in tribuna. Ci avviciniamo al 35esimo minuto di gioco della ripresa, sempre 1-0 per il Bagheria, ma comunque partita sempre apertissima. È una bellissima partita questa che oggi stanno offrendo Bagheria e Messina. Il Messina secondo me è una squadra troppo leziosa, cioè ha fallito diverse occasioni davanti alla porta, non solo, spesso gli uomini di Busetta hanno paura a tirare e fanno dei passaggi che risultano inefficaci per... Intanto succede qualcosa in gradinata. Dove sono sistemati i tifosi del Messina. Ancora un lancio lungo. E vediamo, c'è una caccia all'uomo. C'è un tifoso del Bagheria seguito dai messinesi, adesso viene bloccato. E la forza dell'ordine adesso ha raggiunto il posto. Atmosfera molto tesa adesso. Thank you.
Comunque seguiamo l'incontro. Adesso i tifosi del Messina levano gli striscioni che avevano appeso. Gianguzzo. Gioco fermo, calcio di punizione in favore del Messina. Liga allontana. Tocca di testa Anastasi, all'indietro per Sciuto. Vanzetto. D'Asta. Pallone in fallo laterale. Aiello. E forse comunque le acque si sono un po' calmate adesso negli ultimi minuti. D'Alessandro sistema il pallone con cura. Adesso è pronto a entrare in campo Parisi per il Bagheria. D'Aleo. Aiello. Sbaglia Aiello. Vanzetto cerca di superare Esposito, non vi riesce. Liga allontana. Liga. Tarantino. Pallone allontanato il più possibile. Venuta ancora 37 sono. 37. Ferrara. D'Asta. De Feo. Messo giù De Feo e Ferrara, e c'è l'ammonizione adesso per Ferrara. Si allontana Ferrara, adesso viene ammonito. Ammonito anche Ferrara. Ci avviciniamo al 40° minuto di gioco. ...1-0 per il Bagheria, gol realizzato da De Feo su calcio di rigore. Esce dal campo adesso D'Aleo, al suo posto entra Parisi. Tutto il calcio di punizione. Liga. Seduti, Gianguzzo. Per favore. Sciuto. Orlandi. Mazzara. Pallone ancora in fallo laterale. Pronto a entrare in campo nel Bagheria anche a Scaduto. Macri.
prima d'asta, attenzione Tarantino, Longo, il calcio di punizione in favore del Messina, battuto il calcio di punizione prima, attenzione, prima ancora, pallonetto, Liga manda il pallone in calcio d'angolo, salva il risultato Liga in collaborazione con D'Alessandro. Bisogna soffrire fino all'ultimo istante. 40esimo e 30 secondi adesso. Battuto il corner, ottima la traiettoria D'Alessandro e Liga allontana. De Feo cerca di arrivare sul pallone. Gli riesce, attenzione, c'è d'asta libero dalla parte opposta. Tocca con braccio forse il numero 14 del Messina, Giordano. Si continua a giocare. Prima, ancora prima, tra due avversari, Esposito allontana. E c'è il calcio di punizione in favore del Bagheria. E c'è la sostituzione, entra in campo Scaduto al posto di Parisi. Siamo giunti al 41esimo minuto di gioco. Tocca di Savanzetto, il calcio di punizione ancora per il Messina. Bisogna soffrire sino all'ultimo minuto. Giordano, pallone per Ferrari. Prima, attenzione, d'asta, allontana. Mazzara, lancio lunghissimo. Prima, attenzione, Liga, leva il pallone tra i piedi di Vanzetto, ancora il pronto cross, insiste, schiaccia nella propria area di rigore il Bagheria, il Messina. Mazzara, insiste il Messina. Anastasi, su di lui De Feo, ferma per un attimo l'avversario De Feo, ancora un lancio lunghissimo, prima ed Esposito, lascia sfilare il pallone a fondo campo Esposito. Due minuti e mezzo al termine dell'incontro, sempre 1-0 per il Bagheria. Liga, Esposito si coordina e allontana la sfera, attenzione Tarantino cerca di arrivare prima di Anastasi, l'ultimo tocco del giocatore messinese. Di Bartolo, Tarantino, il lancio lungo, Macri, Di Bartolo cerca di aggirare l'avversario, va giù e c'è il calcio di punizione per il Bagheria. Bagheria che può respirare. Due minuti al termine. Piratella, Anastasi, prima,
esce D'Alessandro. Pallone direttamente in fallo laterale. Un minuto, poco più di un minuto al termine. Esposito. Il calcio di punizione per il Bagheria. E ancora dimostra di avere grande personalità l'arbitro di questo incontro. Devo dire una cosa, non l'ho voluto dire all'inizio della partita per pura scaramanzia. Busetta non è mai riuscito, con qualsiasi squadra è venuta a Bagheria, è riuscito mai a vincere una partita. Adesso ancora un calcio di punizione per il Bagheria. Tempo ormai scaduto, 30 secondi al termine. Piratella il tiro, pallone sulla barriera, ancora il tiro di Piratella, fuori. Tempo scaduto in questo istante. Recupero. Bagheria sempre in vantaggio per una rete a zero. De Feo. Scaduto. Pallone in fallo laterale. Gianguzzo. D'Asta. Siamo in fase di recupero. Tarantino, attenzione, fermato, e ci sarà adesso l'espulsione. Ultimo uomo, espulsione, è così infatti. Espulso il numero 14 Giordano. Un minuto oltre il 90esimo. Recupero, il Bagheria in zona d'attacco. Sentirete adesso il frassone assordante. Tarantino il tiro e parata di Onorati. Scaduto. Lascia sfilare il pallone in fallo laterale scaduto. Quasi due minuti di recupero adesso. Sciuto. Piratella. Pallone ancora in avanti. Gianguzzo per Tarantino. Ancora Tarantino. Gianguzzo. Posizione regolare, Gianguzzo, il tiro, palo, incredibile, palo, palo. Bagheria vicinissima al raddoppio, al 92esimo. E fischia in questo istante l'arbitro, tripudio, sugli spalti del comunale. Sentirete quello che succede in tribuna. Bagheria applauditissima. E finisce dunque 1-0 fra Bagheria e Messina. Ricordo il gol realizzato nel primo tempo, allora, di calcio di rigore da Liga, una vittoria veramente esaltante. Ma sicuramente sì, abbiamo sofferto abbastanza perché il Messina, sappiamo tutti, la squadra che puntava a vincere il campionato, e siamo riusciti a fare questa grandissima vittoria. E la,
Anello d'Alessandro, Anello, eroe della partita. Allora, raccontaci. Non sono eroe, abbiamo vinto. Allora, avete sentito anche Alessandro, adesso ascoltiamo Piero Tarantino, vieni Piero Tarantino. Vogliono spogliare Piero Tarantino, ecco lo spoglio della maglia nerazzurra. Piero, vieni, allora, fatti vedere dalle telecamere. Una vittoria esaltante questa contro il Messina, ve l'aspettavate? Ma ce l'aspettavamo sì, perché dopo dei risultati negativi ci voleva la vittoria. Abbiamo fatto contro il Messina, la potevamo fare con chiunque squadra giocando così. Allora, la vittoria di chi in particolare? Ma di tutti, dei tifosi, della squadra, soprattutto per i dirigenti, veramente. Grazie a Piero, lo rimandiamo negli spogliatoi. Vediamo adesso se possiamo parlare con Totò Aiello che è rimasto nella tribuna. Vieni Totò, allora, un giudizio dopo questa vittoria. Siamo tutti contenti perché ha dato l'anima a Bagheria a giocare oggi, siamo tutti contenti, forza Bagheria! Allora, una vittoria, dicevo, esaltante. Adesso, in attesa che escano i protagonisti dell'incontro dalla tribuna, vi dirò, dagli spogliatoi, adesso faremo un altro intervento. Vediamo il dirigente Tripoli. Allora, cosa provi in questo momento? Niente, un po' di gioia. Allora, un po' di gioia per il dirigente Tripoli. Vedete adesso altro, il direttore sportivo, forse addirittura sono tra le lacrime, Mimmo Maggiore, vieni. Una vittoria esaltante, addirittura con le lacrime agli occhi. Perché Mimmo? Aspetta, però non possiamo parlare. Comunque è una grande partita, un grande Bagheria. Questo è il Bagheria che piace. Ecco, Bagheria che fa sognare soprattutto. Un Bagheria che questo pubblico deve fare per forza bene. Noi avevamo fatto un programma, volevamo arrivare col Messina con più punti e poi giocarci il campionato. Purtroppo non ci è riuscito. Ecco, questo che significa? Che abbandonate comunque le velleità di vittoria, oppure c'è ancora tempo per recuperare, considerato che questo è un campionato molto lungo? C'è il tempo di recuperare perché abbiamo un buon organico. Quindi speriamo di arrivare più in alto possibile. Lasciamo il Maggiore alla sua emozione e adesso c'è Gaetano Sconzo, gli chiedo un giudizio al termine della partita. Allora Gaetano, grande entusiasmo qui a Bagheria per una vittoria strameritata in ogni caso, anche se il Messina, come era naturale, dopo il gol doveva attaccare, non poteva essere altrimenti. Io confesso che mi sono commosso perché ho rivisto un film già visto 25-30 anni fa e devo dire che se gioca sempre così il Bagheria, con tanto orgoglio e tanto coraggio, e se gli avversari sbagliano i rigori, è chiaro, è un grande Bagheria. Ecco, una vittoria comunque strameritata che fa sognare i tifosi. No, la vittoria è strameritata, però è la vittoria fatta contro, quindi non contro una squadra dello stesso rango. È una squadra titolata, il Messina, che punterebbe alla grande, alla promozione, però per quello che si è visto oggi è la riprova che il calcio artigianale può essere anche di gran lunga superiore e più bello del sofisticato e al ritmo di Mazzurca. Allora adesso raggiungo il vicepresidente Carmelo Africano. Allora Carmelo, Davide che ha battuto Golia. No, Davide che ha battuto Golia, Bagheria ha battuto Messina. Allora, che significa questa vittoria per questa grande squadra? Per salire di nuovo in morale come lo avevamo prima. Noi abbiamo fatto una squadra soltanto per salvarci. Ora siamo qui e continuiamo la nostra corsa. Arriviamo fino in fondo, se siamo là non ci teniamo indietro. Ecco, questo che significa? Che se siamo nei primi posti si tenta anche la promozione? Ma noi ci tentiamo con tutto il cuore. Purtroppo abbiamo avuto due partite sfortunate, quando si perde non c'è sfortuna. Ora che abbiamo giocato meno delle altre volte, purtroppo la vittoria. Quindi si raccolgono i frutti di quello che ha fatto la squadra fino ad ora? Certo, purtroppo non abbiamo avuto nessuna fortuna, abbiamo avuto solo sfortuna. Se avremmo avuto un po' di fortuna saremmo stati là come il Messina, come il Casciovilla e come altre squadre che ci sono. Noi siamo qua, continuiamo la nostra strada, lavoriamo per bene, continuiamo a fare il nostro dovere. E quello che viene dopo raccogliamo. Bene, ringraziamo il vicepresidente Carmelo Africano. Io ritornerei di nuovo la linea alla regia, ma comunque ci rivediamo tra poco per le interviste. A voi studio.